Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e qualsiasi altra cosa dei vostri titoli preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lo so che state guardando e non vi state iscrivendo. Io vi vengo a prendere anche a Night City, beh. Comunque, oggi si parla della Legendary del Nomade, quindi della divisa del Nomade. Vi dico subito che servirà capacità tecnica abbastanza alta, quindi di solito 18 più è meglio, ma comunque sia anche in realtà con capacità tecnica da livello 1 si può tranquillamente fare. Quindi noi proseguiamo e andiamo a vedere i vari pezzi, come ho fatto per lo scorso video del corporativo, quello che bisogna fare e dove andarli a recuperare. Primo pezzo, ovviamente al centro della città dovrete andare a cercare la metropolitana di Bellevue Overwalk, quindi ricordatevi del ponte qui di fianco e della strada principale che avrete di mezzo. Noi andremo a Bellevue Overwalk una volta che ci saremo teletrasportati lì, quindi noi ci teletrasporteremo lì. Ricordatevi, se per caso non avete Bellevue, andate a Shutter appena più su. Ovviamente noi ci teletrasporteremo con davanti il teletrasporto, quindi ci gireremo a sinistra, saliremo le scale e una volta arrivati in alto alle scale troveremo in fondo un cadavere che ci darà il primo pezzo della nostra armatura da nomade, in questo caso la giacca da rocker. Secondo pezzo, ci troveremo ovviamente a doverci teletrasportare ad Outworks. In realtà c'è anche un teletrasporto più vicino, ma non lo avevo finché non sono andato lì in realtà. Dovremo arrivare là in mezzo, quindi in pratica in fondo alla mappa. E adesso mi teletrasporto dove siamo e arriviamo subito al punto. Quindi prendiamo la nostra macchinina e via al punto che ci interessa. Una volta arrivati al punto che ci interessa, dovremo guardarci alle spalle, quindi sulla strada principale troveremo delle rocce appuntite. Con le rocce appuntite alle spalle dovremo entrare esattamente nel deserto dall'altra parte per trovare un furgoncino. Chiaramente troveremo anche un bellissimo cadavere che ci darà in questo caso la camiciuola da nomade in policarbonato. Quarto pezzo, dovremo andare ad Almunecar, quindi Santa Monica. Come vedete, ad Almunecar e Rez, in pratica nella zona residenziale. Una volta che ci saremo teletrasportati, dovremo fare un centinaio di metri a piedi per andare esattamente nel sottopasso, che in realtà non è lì dove ho puntato io, ma è leggermente più giù. Quindi noi con il teletrasporto in avanti giriamo a destra, scendiamo per la via. All'incrocio giriamo a sinistra e troveremo un ponte sulla nostra destra. Quindi noi attraverseremo il ponte e sotto al ponte, nel pilone più lontano, quindi dietro in pratica al negoziettino, al chioschetto, dietro quel pilone lì, noi andremo al pilone e troveremo un altro cadavere che ci darà un'altra parte del nostro set. In questo caso noi andremo a prendere semplicemente gli stivali da aviator da rocker, anzi gli occhiali, scusatemi, da aviator, che gli stivali arrivano dopo.
Poi ci teletrasportiamo a Night City, quindi direttamente nello skyline, pieno centro di Night City, sul mare chiaramente, quindi dovremo proprio teletrasportarci a Skyline Republic e dovremo un attimino fare aggirare il mega edificio. Puntate voi nella mappa, puntate al centro il, diciamo, l'incrocio che c'è proprio lì al centro, quindi andiamo verso l'incrocio. Una volta che saremo arrivati all'incrocio, dovremo andare a sinistra, quindi verso il mare. Ve lo ripeto, verso il mare, non dalla parte dello skyline, come vi faccio vedere adesso, ma dalla parte del mare, quindi da questa parte di qua. Andremo verso il mare e una volta arrivati al mare, chiaramente, guardate che bella che è Night City, veramente uno spettacolo. Una volta che siete arrivati al mare, dovrete girare a sinistra, quindi passate tutto il mega edificio. Una volta arrivati al mare, andate a sinistra sulla passerella. In fondo alla passerella ci sarà una grata che potrete aprire solo ed esclusivamente con capacità tecnica molto alta, come vi faccio vedere adesso. Anzi, scusatemi, con forza molto alta. Se non avete forza come me, per esempio, io non ho basato il mio personaggio su forza, non ci sono problemi. Potrete passare a lato. Ricordatevi sempre di salvare prima. E una volta che sarete passati a lato, troverete all'interno di questa sottospecie di griglia il cadavere, che non è questo, ok? Non è da nessun'altra parte, ma è la ragazza con questo qua. Eccolo qua. Noi andremo a trovare gli stivaletti. Altro paio in realtà di stivali, e anche qua è un po' più complicato arrivarci perché dovremo andare al mercato, quindi dovremo teletrasportarci letteralmente al mercato. Ci siamo già stati la prima volta per la Netrunner, quindi dovremo andare al mercato, quello centrale. Ricordatevi, di fianco c'è un mega edificio, quindi c'è proprio il mercato di Kabuki, vi teletrasporterete lì e andrete sulla sinistra del teletrasporto, quindi proprio al centro della piazza. Una volta che voi arrivate a vedere il cartello Eldorado, lo punterete, vi girerete a 180 gradi e attraverserete la strada andando verso proprio il mercato. Arrivate alle scale, andrete a sinistra. Ancora a sinistra, giù dalle scale, c'è un ascensore che prenderete. Salirete su al terzo piano. E una volta arrivate al terzo piano, uscendo dall'ascensore, sempre a sinistra, troverete una cassa con all'interno altri stivali. In questo caso sono stivali con un'armatura superiore. Ok, perché sono gli stivali da solitario in acciaio. Ok, andiamo per i pantaloni, ci troviamo esattamente anche qui al centro della città, dovremo teletrasportarci alla metro della Farrier Street, quindi dovremo proprio andare a Farrier Street proprio alla metro, quindi una volta teletrasportati alla metro ci troveremo subito fuori con un ponte blu sulla nostra destra. Noi passeremo sotto al ponte, attraverseremo la strada cercando di non farci investire come al solito, andremo sempre dritti, quindi col ponte alle nostre spalle, sempre dritti, tenendo la destra, quindi sulla destra troverete delle frecce, vedete le frecce arancioni, e proprio lì a destra troverete il cadavere con all'interno i nostri bellissimi pantaloni. Ovviamente per il nomade ci sono sempre due pezzi, quindi teletrasportiamoci sulla bellissima, in fondo alla bellissima Rancho Colorado, quindi Coronado, Colorado, non mi viene in mente, vabbè, dovremmo andare al Belvedere semplicemente. Andiamo al Belvedere, qui troveremo un altro paio di pantaloni, quindi dal Belvedere dovremo scendere proprio sotto di noi, cercate di non ammazzarvi che io
l'ho dovuta rifare due volte questo video perché mi sono lanciato esattamente giù come un idiota. Comunque c'è la possibilità, ci sono delle sottospecie di gradini fatti apposta per poter scendere. In questo caso dovremo andare proprio lì dove ci sono i poliziotti. Quindi una volta che noi siamo arrivati a questo bellissimo spiazzo con i poliziotti e cadaveri un po' ovunque, troveremo un altro cadavere con altri pantaloni. Ultimo, ma non meno importante, ovviamente, è la bandana. La bandana però dovremo costruircela, io ve lo dico già di base, quindi dovrete avere capacità tecnica abbastanza alte perché la costruzione o comunque il potenziamento di quest'ultima andrà fatto tramite capacità tecnica, quindi dovrete poter costruire i leggendari. Andrete dalla nomade, quindi semplicemente andrete dalla nomade che vi venderà la bandana. Se per caso, come in questo caso, non avrete la possibilità di la ragazza non ci venderà praticamente la bandana, noi ce ne andremo da lei, quindi torneremo dietro il teletrasporto, manderemo avanti il tempo di 24 ore, torneremo a vedere se per caso è in vendita, perché ogni 24 ore in pratica il tempo viene resettato. Bene, una volta che noi avremo la costruzione, la possibilità di costruire la bandana, potremo costruircela, avremo il set completo da nomade. In questo caso io non ho mandato avanti il tempo, ma era giusto per farvelo vedere. E questo ovviamente è il set da nomade al completo, senza la bandana chiaramente, perché io mi faceva abbastanza schifo, non l'ho messa. Bene amici miei, con questo è tutto, io spero di esservi stato utile e GG a tutti quanti, al prossimo video, ciao a tutti.